Carmelo Paci è un democratico cristiano. E non c'è, dico, nessun partito che negli ultimi anni l'ha entusiasmato, comunque le ha fatto venire voglia dell'appartenenza? Ci sarà, ecco, così preannuncio qualcosa, ci sarà un partito, perché inevitabilmente poi le scelte sono obbligate. È una scelta che arriverà a breve, o che comunque lei intende fare? È una scelta che arriverà a breve, perché ci sono delle scadenze elettorali, lo dicevamo poco fa, una sono le regionali, una sono le nazionali, che indipendentemente se Carmelo Paci deciderà oppure no di scendere in campo direttamente e personalmente, ritengo che devo avere anche il dovere comunque di scommettermi anche in appoggio a un partito. Questo quindi significa che ci si aprono anche nuove possibilità per Carmelo Paci, no, no? Non l'ho mai negato, non l'ho mai detto. Sì, ma l'ha legata alle prossime regionali, quindi è un appuntamento molto breve. Perché mi sto sforzando di essere onesto, non ne faccio una questione di vita o di morte. Ripeto, sono stato piacevolmente eletto per 2 volte al Consiglio Comunale, 2 volte al Consiglio Provinciale, 2 volte il Sindaco, non ci sarebbe nulla di male. La domanda è diretta, ma lei si candiderà alle prossime regionali? Stavo rispondendo, ma non ci sarebbe nulla di male anche se Carmelo Paci non si candida. E poi una domanda, tutte le mie interlocuzioni sono, ma ti candidi alle regionali? Non c'è nessuno che mi ha detto, ma ti candidi alle nazionali? Deve soddisfare la mia curiosità, lei ha detto ci sarà la scelta in che area, quantomeno, lei ha detto sono democratico cristiano.